Ciao a tutti ragazzi, vi parlo dal mio trono, come vedete. Perché? Perché settembre ormai alle porte e quindi sta per iniziare la stagione 2018-2019. Spendo solo due parole a riguardo per parlare della stagione passata, una stagione che secondo me ha un bilancio molto positivo perché ho visto da un lato delle persone che si sono avvicinate all'allenamento in maniera finalmente metodica e scientifica, okay? Cambiando radicalmente il loro stile di vita, quindi passando da una sedentarietà più assoluta a una costanza nell'allenamento che sia poi di 2, 3, 4, 5 volte a settimana in palestra. Quindi molto contento al riguardo, anche perché è difficile proprio iniziare, fare lo step iniziale, poi aumentare una seduta in più durante l'allenamento non è così complicato. Dall'altra invece ho visto le persone che già si allenavano con me prendere sempre più confidenza del proprio corpo, prendere sempre più coscienza dei propri limiti. Questo li ha portati a capire che bisogna sempre alzare l'asticella ogni volta di più, ok? Non è detto che tutte le volte si battono i propri record personali, è impossibile, sarebbe bellissimo, però l'atteggiamento è quello corretto. Quindi molto buono. Per quanto riguarda la stagione invece 2018-2019, ci saranno varie novità, ve ne dico due in questo video. Una è proprio questa, quindi la realizzazione di questi video che io dedico con tutto il mio cuore, in primis ai miei allievi, ai miei clienti. Voglio che siano uno strumento di condivisione di esperienze, di conoscenze pratiche e teoriche mie e di altre persone. Dall'altro sono dedicati questi video anche a tutte le persone che hanno una passione che può essere la passione per l'allenamento, semplicemente, o la passione per uno sport, a prescindere dal tipo di sport, che può essere il bodybuilding o può essere il powerlifting o le arti marziali o il calcio o la pallavolo, nuoto, la corsa, il ciclismo, ok? Quindi questi video sono tutti per voi. L'altra grande novità di quest'anno necessita di una premessa. La premessa è questa. Le persone che si allenano si dividono in due gruppi principali. Chi gareggia, quindi chi compete, che sia poi a livello professionistico o no, e chi non gareggia. Parlando con tantissime delle persone che non gareggiano, c'è un problema, e il problema è che hanno un atteggiamento verso l'allenamento molto vago e bonario, ok? Perché? Perché loro, nel loro piccolo, dicono: io tanto non devo fare delle gare, non ho quindi degli obiettivi così alti, e quindi posso allenarmi un po' come capita. Questo è un approccio totalmente sbagliato. Sbagliato perché? Perché a prescindere che io faccia delle gare o no, io devo cercare di migliorare, okay? Che sia di poco o che sia di tanto, okay? Chiariamoci. E poi soprattutto perché tanto io il tempo per allenarmi lo spendo comunque. I soldi per allenarmi li spendo comunque. I sacrifici per allenarmi li faccio comunque. Quindi tanto vale allenarsi bene. Okay? Questo è fondamentale. Per questo ho cercato di raggruppare all'interno di un profilo tutte le caratteristiche, tutte no, perché è impossibile, ma molte delle caratteristiche a livello generale che una persona dovrebbe possedere per ritenersi, tra virgolette, allenata, più o meno. Okay? Quindi preso ad esempio il metabolismo, quindi metabolismo aerobico, anaerobico lattacido, anaerobico paratacido, e ho cercato di mettere insieme dei test che formassero un profilo della persona. In questo modo la persona si testa e può effettivamente capire quanto è forte o meno forte da una parte piuttosto che dall'altra, ok? Poi l'obiettivo della persona
non si modifica, non cambia assolutamente, semplicemente ti dà coscienza di chi sei in un determinato momento, ok? E soprattutto ti dà un raffronto oggettivo su quanto sei nato, perché c'è anche molta ignoranza da questo lato. Una persona che si allena magari sa che ha fatto 10 km di corsa in un'ora o ha sollevato 70 kg di panca, ma realmente non sa se è forte o no, ok? Perché semplicemente non è il suo campo, ok? Quindi non è così informato, ma non essendo così informato ci vuole qualcuno che lo informi, ok? Quindi raggruppate queste caratteristiche, si stila il profilo della persona e da lì poi si parte per allenarsi in maniera ancora più metodica, ok? E non avendo le gare, ma avendo dei test, una persona è anche più invogliata ad allenarsi perché vede il suo risultato. Quando vedete nero sul bianco quello che avete fatto siete molto più contenti, ok? Inoltre fare test ti porta a due vantaggi sostanziali. Hai un vantaggio sia quando batti un tuo record, sia quando non lo batti. Perché quando batti un tuo record, in quel giorno lì tu ti senti una persona imbattibile, sei invincibile, perché sei andato, ti sei confrontato con te stesso e hai vinto, hai battuto il vecchio te stesso. Quando invece vai a fare un test o provi un massimale, vedi che non lo batti, comunque ti senti più forte, perché magari sapendo anche di non riuscire a battere quel record, ti sei messo in gioco, quindi sei una persona forte che non si tira indietro quando ci sono delle difficoltà. Quindi un approccio di questo tipo è assolutamente positivo sotto tutti i punti di vista, tralasciando poi il fatto che ti permette di allenarti meglio, sapendo che pesi utilizzare, a che tempo devo correre una determinata distanza e via dicendo. Detto questo, voglio che alla fine di ogni video ci sia sempre un piccolo consiglio da mettere nella pratica. Quindi, a prescindere che il video sia una condivisione di esperienza o sia molto teorico su un determinato argomento, comunque bisogna sempre fondere pratica e teoria, altrimenti rischiamo di cadere in due categorie di persone. O le persone che si informano molto, leggono tanto perché piace la passione, ma poi alla fine si informano e studiano e leggono talmente tanto che hanno poco tempo per allenarsi, quindi non provano tutto quello che leggono. Dall'altro, al contrario, praticone, che si allena tantissimo, ma non spende neanche 10 minuti per capire come funziona il proprio corpo, ok? Questi due approcci non sono né giusti né sbagliati, semplicemente bisogna fonderli, perché tutte le volte che voi leggete o imparate qualcosa, interiorizzate l'argomento solo quando lo provate su voi stessi. Quindi, consiglio pratico, prendete un sito web, una rivista, un video, qualsiasi cosa, cercate un argomento che vi interessa, leggetelo, cercate di capirlo. Una volta che avete capito, una volta che avete appreso, vedete la rivista, spegnete il video, andate a provare sul campo, ok? Prendete il runner, leggete un articolo che parla su come gestire il percorso di gara con sali scendi, quando tu magari sei abituato a correre in piano. Leggete che è utile tenere un passo costante ma aumentare la velocità di corsa negli ultimi 100 metri perché bla 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 bla. Perfetto, leggete, capite, vedete a runner e andate a correre. Ok? Quindi fondamentale unione di teoria e pratica. Detto questo, il video è finito, vi ringrazio tanto. Seguite i social e il sito internet che saranno sempre più aggiornati d'ora in avanti e buon allenamento a tutti quanti.